Grazie Presidente, ne ruberò molti di meno. Questa mozione va a sancire, a coronare un percorso che è stato avviato fino al nostro insediamento per sanare una disparità tra i lavoratori che risale a oltre 10 anni fa, una disparità all'interno dei lavoratori, all'interno di Roma Servizi per la mobilità. In sostanza, la famosa quartaria, ovvero una serie di lavoratori che hanno dei parametri molto più bassi rispetto a una parte dei colleghi, ma molto spesso svolgendo mansioni assolutamente identiche. Tant'è che c'erano state anche delle cause vinte da alcuni lavoratori, quindi siamo andati anche a sanare dei potenziali futuri conflitti tra comunque la società dell'amministrazione e i propri dipendenti. Quindi si va a superare così la questione della quarta area e a stabilire dei criteri equi per tutti i lavoratori senza discriminazioni, senza distinzioni. E ovviamente la mozione è stata scritta a più mani con lo staff dell'assessore Calabrese, che ringrazio per questo lavoro. Ovviamente tutto il percorso è stato seguito dai vertici di Roma Servizi per la mobilità, dall'ingegner Brinchi, e quindi insomma è stato un bel lavoro di squadra che va a appunto mettere la parola fine a questa situazione che si trascinava da molti anni. Chiaramente nella mozione, siccome questa disparità di trattamento in realtà è presente anche in numero maggiore in ATAC, con questa mozione diciamo andiamo a chiudere il percorso che è stato intrapreso in Roma Servizi per la mobilità e cerchiamo di aprirlo anche in ATAC. È chiaro che ATAC versa in situazioni complicate, in parte ovviamente sanate con il concordato preventivo in continuità aziendale, che però chiaramente vede l'azienda sì su dei binari di risanamento, ma dei binari ancora lunghi e pieni di incertezze. Quindi sicuramente analogo percorso che vorremmo far aprire in ATAC sarà più lungo e difficile, però è bene anche fare tesoro dell'esperienza accumulata in Roma Servizi per la mobilità per la risoluzione di questo tema e cercare di fare altrettanto in ATAC nei prossimi mesi. Chiaro appunto che questo percorso sarà un pochino più complicato, quindi non voglio ingenerare false aspettative, però sicuramente le possibilità ci sono. Grazie Presidente, grazie a tutti.